Ciao ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui con LEGO City Undercover. Dobbiamo assolutamente salvare Natalia perché pensavamo che fosse una delle guardie del corpo, mentre invece si trova all'ospedale, dovrebbe essere attaccata, quindi dobbiamo fare in fretta, dobbiamo salvarla. Naturalmente mi ha dato la ci diciamo come al solito. Ai saluti, partiamo in sessione con Super G e Albertino Albergas. Bro, spero che questa avventura vi stia facendo. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Ci stavano buttando sotto. Ok, ci sono. Qui le cose vanno di male in peggio. Perché? Ma che ci fai là sopra? Raggiungi il tetto dell'ospedale. Porca paletta, ma perché puoi stare là sopra? Vabbè, giustamente abbiamo bisogno del pompiere, vai. Iniziamo qua a liberare un po' di spazio. C'è spazio a innaffiare un po' di roba. Però quante monetine che possiamo becchiare? Ok. Non so se vi abbiamo liberato perché adesso ci attaccherete sicuramente. Bravo. Ok. Aspetta, scusami, pardon. Un pompiere che mette le manette. Vabbè, lasciamo perdere. Questo non è caduto, scusami, Chase. Vai. Vai, attaccalo. Bravo. E questo non muore. Questo non muore. Porca paletta, ragazzi. Dai, che cavolo. Ma morite, morite. Aspetta, aspetta. Vai, lancialo, lancialo, veloce, veloce. Ammanettalo, ok. Vieni qua, vieni qua. Vai. Con la testa nel muro, vai. Ok, da qua mi sa che non c'è niente. Ok, fantastico sei. Allora, dove dobbiamo andare di là? Allora, però aspetta un attimo che qua ci sta qualcosa che ci potrebbe, che potremmo utilizzare con il ladro. Bravo, ladro. Ok, che c'è qua dentro? Prendi e metti qua. Vai. Ok, mi raccomando. Oh, guarda che bel mattoncino d'oro. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Mazza, scusami, non l'ho fatto apposta. Ce l'ho fatto apposta, ma non volevo farti così male. Attenzione. Ok. Vedo che noto che questi sono più bravi perché ho più difficoltà ad atterrarli. Vabbè. Provo ad andare da qua, Aia. Qui è dove l'ospedale conserva i suoi incendi. Oh, che battuta! Vabbè, ok, basta. È che non si spegne questo incendio, scusami. Ah, ok. Com'è che prima non si spegneva? Beh, avanza di qua e vediamo. E di qua non riesco a uscire, scusami. Ok, minature, vai. Mi serve una bomba. Perché? Ma sei un cane che abbaia, no? Ok, metti la bomba qua, vai. Oh, mi sa che ci devo spostare. Perfetto. Vabbè, vado dall'altra parte. Dall'altra parte là c'è qualcosa che dobbiamo costruire. Vai. Inizia a rompere di qua e vai. Cioè rompere, innaffiare. Allora, ci sono dei punti che hanno un po' di difficoltà nell'annaffiamento. Tipo per esempio qua. Non so se è perché è un bug o c'è qualche cosa, però. Tipo per esempio perché questi non me li fai innaffiare? Ok. Sì, però non è che possiamo stare 20 minuti per innaffiare una cosa, vai. Vediamo un po' se la posso costruire lo stesso. No, qua non ce ne andiamo più, vai. Ah, c'hai ragione, contadino mi serve. Vai, contadino, vai. Oh, quella fiamma non si voleva proprio spegnere, eh. Speravo che adesso non si scassa la pianta. Ce la fai? Ancora non ce la faccio. Come facciamo a salire? Ah, ok, vai. Vai, 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 ti faccio salvare dal contadino. Vai, ragazzi, mi faccio menare dal contadino, vai. Ok, aspetta. Manette e manette. Vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni. E vieni. Beh. Ammazza, il contadino è potente, ragazzi. Ok, come facciamo a andare da qua? Anche ora. Vai, pompiere, vai. Sì, però, pompiere, mi raccomando, perché visto che non è che andiamo molto bene con sta fiammetta qua. Guarda qua. Cioè, è strano sto fatto. Com'è che non si spegne sto. Che fuoco è? Il fuoco. Il fuoco greco. Cioè, più ci butti l'acqua e più non si spegne. Dai.
Ma passa di qua, così facciamo prima. No, sei caduto. Perché sei caduto? Aspetta un attimo, vediamo se questa è la strada giusta, perché non vorrei che dobbiamo ritornare un'altra volta indietro, Vabbè, abbiamo becchiato un mattoncino d'oro, però non vorrei tornare indietro, che dobbiamo fare tutta la strada, se no mi sparo 60 colpi di pistola. Vediamo un po'. Ah, vabbè, ok. Indietro, vai. Forse dall'altra parte di là ci sta il coso per cambiare colore. Vai. Caro ladro, tu dovresti essere bravo a non cadere. Perché mi cade in continuazione il ladro? Vai. Dovrebbe essere bravo. Mi raccomando, mettiamoci per bene. La prospettiva mi inganna, vai. Ok. Ancora, state tutti quanti qua, ragazzi. Ma che palle. Manette. Ok. Un ladro che mette le manette, questo è bello, vai. Ciao, ragazzi. E vieni. Vi dico che questi sono più forti. Guardalo qua. Questo non vuole morire. Ok. Manco cade. Ok, avete visto come scansa tutti i colpi? Manco per niente, bro, manco per niente, vai. Che dici, lo vogliamo lanciare, lo vogliamo colpire? Questo è troppo forte, ragazzi, è troppo forte. Aspetta, vieni qua, dai, dai. Non ci fare gestacce, vai. Ok. Allora, chiaro, pompiere, vai. Mi raccomando. Mi raccomando. Io ti direziono, ma tu non lo spegni il fuoco. Vediamo un po'. Ok. Manco per niente, vai. Manco per niente, vai. Mazza, è difficile spegnere il fuoco, fatela più facile. Ok, una leva, qua mi serve il ladro, vai. Allora, vi dico la verità, mi serve assolutamente qualcosa per cambiare colore, se no possiamo fare una mazza. Che c'è qua dentro? Porca miseria, ragazzi. E mi hai fatto venire fino a qua giù. Ma miseria. Oh, abbiamo fatto praticamente 30.000 km. Vai. Vediamo un po' se adesso ce la facciamo. Vai, ladro, vai. Ce la dovremmo fare adesso. Vai, salta. Vediamo se riusciamo. Aspetta, aspetta, se no cadi. Ok. Mi raccomando, mi raccomando. Ah, ok. Pensavo che si potesse cadere. Ancora, ancora, aspetta. Notale, sto arrivando. Aspetta, che mo ci vuole il pompiere qua, Non penso che faremo in fretta, Natalia, perché il pompiere qua non è molto bravo. È vero che abbiamo fatto il corso di pompiere, però continua a dire che se... Ok. Non cadere. Ragazzi, un bel calcio. Ok, manette. Ancora qua stai. Ancora qua stai. Vieni, 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 vieni. Ok. Ok. Ci sto provando. Ah, davvero? Non c'è modo di arrivare là in cima. Ma potrei arrampicarmi fin lassù. Ma dai! Ma le cose più difficili dobbiamo fare! Eh sì! Io non avevo portato più per una cosa del genere. Comunque, vabbè. Vai, vai. Nelly, mi sa che ho bisogno di un altro favore. Di che si tratta questa volta? Per caso c'è un nascondiglio alla centrale? Natalia non può tornare a casa perché dei tizi le stanno dando la caccia. Al momento tutti i nostri rifugi sono occupati dagli uomini di Chan che si fanno la spia a vicenda. Non riesco a Ma passare qua. se per lei non è un problema dormire su un divano, potrebbe stare da me. È un luogo sicuro? Ma È un veramente. cane bello grosso, ma non è di grande Oh! aiuto. Speriamo solo che quei criminali siano allergici al suo pelo. Beh, è sempre meglio che dividere una stanza con uno degli uomini di Chan. Grazie, Ellie. Nessun problema, lascia fare a me. Hai bisogno di rinforzi? Non c'è tempo, No. farò da solo. Allora, qua se non mi sbaglio mi serve l'astronauta, no? No. Allora, ah sì, ok, sì. Dove stai? Aspetta un attimo. Ci stavo sopra, ok, vai. Mazza, così lontano. Aspetta, che dobbiamo prima cambiare. Mi devo beccare il ladro che deve caricare la pistola. Vai. Carica.
Perfetto, adesso possiamo ricambiare con astronauta. Vedete che ci teletrasportiamo dall'altra parte. E ce ne andiamo di qua. Certo, una cosa un po' pochettino più facile sarebbe stata comoda. Dai, avremmo fatto risparmiato molto più tempo. Vai, spara. Ok, anche là devi sparare. Vai. Bravissimo. Questa volta sei stato bravo. Due colpi hai fatto in fretta. Vai. Attenzione a non cadere. Ah no, mi serve il... questo, il pompiere. Vai, scassa, scassa, scassa. Ok. Mi raccomando. Anche se il pompiere non lo vedo molto abile qua, eh. Vai. Vai, vai, abbiamo imboccato la direzione giusta. Vai, vai, vai. Non cadere, perfetto. Allora, devo andare su. Ok. Vai, pompiere, vai. No, speriamo di no, sennò muri. L'altezza è anche abbastanza sostenuta. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ok, manette veloce. One and two. C'è un elicottero. Mazza, quanti ce ne stanno di questi? Ragazzi, vi ho beccato entrambi con un calcio. Ancora. Non deve raggiungerla. Ma tu hai capito con chi ce l'ha, eh? Aspetta, che questo non ha capito una mazza con chi sta combattendo. Aspetta. Vai. Vai. Vieni qua. E vai. Ok. Guarda che là dovremmo aprire, tipo. Perché dobbiamo usare... Ah, già. Allora, rompo un attimo qua. Vediamo che c'è. Abbiamo preso un sacco di mattoncini d'oro. Che c'è qua dentro? Oh, abbiamo sbloccato Natalia Kowalski. Che c'è qua sopra? Scusami. Tra l'altro se non riesci neanche mai a salire. Ma ce la fai a salire di qua? Aspetta. Sei strano, sei strano. Allora, qua mi serve il contadino. E dove dobbiamo andare? Aspetta un attimo, vai contadino, eh. Porca miseria, raga. Perché c'è... Allora, io questa traiettoria non è che l'ho capita, eh. Scusami. Però non è che l'ho capita tanto sta traiettoria. Ah, d'accordo, perché sai, stavo pensando di lanciarmi giù da un lato del palazzo. Fai bene. I mortali tirano sempre fuori il suo lato sarcastico. Perché abbiamo dovuto fare questa traiettoria così stramba? Meno male che la gallina è abbastanza forte. Vai. Ok. Non penso che... Che questa gallina riesca a sostenerci entrambi. Ma non credo proprio. Stai dicendo che sono ingrassata? Certo, non aspettavo un momento migliore per discutere del tuo peso. Dov'è l'elicottero dell'ospedale? Proprio aspetta che arriva. Ah, mi manca pochissimo, aspetta. Ovvio, quando ho un sacco di scartoffie in mano, l'elicottero non fa che volteggiare intorno all'edificio rischiando di farmene volare. Aspetta che adesso arriviamo subito. Mamma mia, ragazzi, quanto parla. Aspetta, che abbiamo beccato anche due fantastici mattoncini. Ok, fortunatamente abbiamo fatto un po' di raccolta e abbiamo sbloccato anche un bel mattoncino d'oro. Quindi adesso ce la possiamo fare. Vai, super costruzione assemblata, potete scendere, ragazzi. Altro matto. Qua abbiamo beccato parecchi mattoncini d'oro, Basta con sto coso, basta. Ah, abbiamo sbloccato anche i riporti. Allora ci penso io. Aspetta, qua mi devo beccare tutto. Guarda qua, quanta roba ci stiamo beccando. Ah, ci siete anche voi, ragazzi. Scusami, però non voglio essere antipatico, però qua ci abbiamo anche i vari... Natalia, non ti fregare niente. Ecco, l'ho visto, questi non me le volevo perdere. È morto qui? Ah no, sono ancora qua. Ok, che bella panzata. Aspetta, che aspetta, questo video lo dobbiamo incatenare. Ma che ha fatto? Un pernacchio, no? Vai, vai. Vai, dai. Ok. Attacca, attacca. Ok, mi sa che siamo arrivati. No. Ok, possiamo usare solo questo. Cioè abbiamo solo questo. Ah, le cotte lo salvataggio. Possiamo cambiare anche il colore. Lo facciamo così. Vai. Davvero sai pilotare un elicottero? Eh certo, bimba. Ma come? Che figura di me.
Vai, Cesa, andiamo, vai. Chi erano quegli uomini? Non ne ho idea. Non mi sembrava la banda di Cianno di Vini Papalardo. Dall'altra parte, non sembravano nemmeno gli scagnozzi di Rex. L'unico posto dove indossano un abito è il tribunale. Sono loro che hanno preso mio padre, Chase. Forse, ma credevo che ci fosse Rex dietro a tutto questo. Che lavoro fa? È un professore. Ha lavorato per anni sull'isola Apollo, ma negli ultimi mesi si stava occupando di una ricerca. Andiamo male nella guida. Non conosco i dettagli. Sai, ha sempre tenuto ben chiuso il suo armadietto. Lavorava con delle pietre preziose. Che sta succedendo, Chase? Niente. Tutto sicuro. Chan e Vinny lavoravano per Rex. E questi tizi? Che Rex lavori per loro? No. Devo scoprirlo. Magari. Ti porterò a casa di un'amica. Si chiama Ellie. Ok, guarda che atterraggio, aspetta, guarda. Mi hai appena detto una cosa carina o sbaglio? No. Aspetta che abbiamo sbagliato, Prima di dire una cosa carina, aspetta, perché abbiamo sbagliato strada, aspetta, vai. Vai un po' più avanti, vai. Ok, atterro. Ok, ce l'abbiamo fatta. A quanto pare so come si pilota un elicottero, eh? Oh. E ora so che bisogna spegnere i motori dopo l'atterraggio. Credo proprio di doverti delle scuse. Ho fatto una strage! Proteggermi. Io ero solo preoccupata per mio padre. E so anche che non avevi intenzione di rivelare la mia identità all'arresto di Rex. No, capisco. Ma allora perché ce l'avevi tanto con me? Beh, perché non ero comunque contenta. Che spingi? Mi fidavo ciecamente di te. Forse nutrivo anche dei sentimenti. E quando sei sparito in quel modo... Sentimenti? Ah, ma dai! Allora, ti va di andare al cinema uno di questi giorni? Ma anche no! Sei davvero molto dolce, Chase. Ma sei sposato con il tuo lavoro. Io non esco con uomini sposati. Che ne dici di un caffè? Trova mio padre, Chase. Un tè? O un dolcetto? Un gelato! Un gelato? Vinny deve incontrarsi con Rex. Fa che non abbia già lasciato la gelateria. Questo sta male, lui è il lavoro, però. Ok, quindi anche questo capitolo lo abbiamo completato. Un incontro rivelatore. Perché c'è un T-Rex là, o sbaglio? Sì, l'abbiamo visto. Qua siamo andati abbastanza bene perché abbiamo sbloccato parecchia robina, Che è quella cosa? Qui metto di abbandonare un velivolo con un salto. Ah, circali in giro per la città. Va bene. Vabbè, questa è la normale, abbiamo costruito. Perfetto. Sì, abbiamo capito, vai. Non ti preoccupare, nuove costruzioni. Sì, è un T-Rex. Incontrati con Winnie alla gelateria Papalardo a Fresco. Ok, penso che non abbiamo nessun tipo di richiamo, almeno per ciò che riguarda anche la videochiamata. Ok ragazzi, anche questa parte termina qui, naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace, fatemi sapere la vostra. Detto questo spero come sempre questo video vi sia piaciuto, un like e sempre commentare se vi piace, un ci vediamo al prossimo video e bye bye!